diretta dalla Pompegnino Mountain Running, una nona edizione che si preannuncia essere davvero incredibile. 300 gli atleti al via. Siamo con il presidente della Libertas Valle Sabbia, Paolo Salvadori. Contenti di questa nona edizione? Siamo contenti perché fondamentalmente è una manifestazione nata così tra amici e è diventata dopo tanti anni una gara nazionale di corsa in montagna inserita nel calendario FIDA, quindi siamo molto orgogliosi. E poi c'è un'ottima partecipazione, anche perché fa parte di un circuito di 4 gare Grand Prix della Valle Sabbia di corsa in montagna. È una competizione, diciamo, è un circuito dove vince la società che porta a traguardo più atleti, quindi fa sì che il numero delle nostre gare aumenti di partecipazione. Tanto cuore in questa manifestazione, so che ci sono anche due memorial per voi molto significativi. Sì, diciamo che la gara 9 anni fa è nata, dieci anni fa, perché un anno non si è fatto per Covid, ma comunque è nata anche per il motivo per ricordare questo nostro amico che è deceduto quando noi eravamo molto giovani, un nostro compagno di asilo, di elementari, insomma, di infanzia, Gianpar Di Bigoloni. Quindi lo daremo al primo atleta vobarnese. E poi c'è il memorial Giampi Pasini, che daremo al primo atleta Master 50. Giampi Pasini era un atleta tesserato con Libertas Valle Sabbia, che purtroppo pochissimi anni fa ci ha lasciato improvvisamente. I ringraziamenti doverosi a tutta la città di Pompegnino, che accoglie con grande favore questo evento e si rende partecipe ai volontari, ma anche agli sponsor, che per questa nona edizione hanno ancora creduto nella Libertas Valle Sabbia e nell'evento. Sì, per chi sa come lavoriamo e la passione che ci mettiamo, è uno scherzo, è un attimo accettare il nostro invito. Quindi grazie agli sponsor, grazie all'amministrazione, grazie alla comunità montana, e poi è fondamentale anche il patronato della Regione Lombardia. Allora non ci resta che scendere in campo. Tra poco, meno di 30 minuti, la partenza ufficiale della nona Pompegnino Mountain Running. Ilario Andreoli, assessore al sociale del comune di Vobarno, qui oggi per la Pompegnino Mountain Running a dare la partenza ufficiale ai 300 atleti che hanno deciso di sposare nella loro domenica mattina questo meraviglioso territorio, valorizzandolo con la loro presenza. Veramente una grandissima occasione per noi avere una corsa di questo genere, di questa valenza nel nostro territorio, anche perché effettivamente abbiamo un bel territorio da valorizzare. E quindi ci teniamo e appoggiamo sempre Libertas per questa iniziativa che loro da anni propongono e fanno e danno tanto tanto impegno. Allora, pronti a dare il via insieme alla nona edizione della Pompegnino Mountain Running. Pompegnino Mountain Running, una nona edizione, in bocca al lupo a tutti con 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai microfoni di Valle Sabbia News, Paolo Pavoni, sindaco di Vobarno. Sono appena partiti i nostri 300 runners, un'emozione incredibile, ma soprattutto una bella occasione di valorizzazione di questo territorio. Ma devo dire che oggi è una bellissima giornata per Vobarno, per tutta la nostra comunità, perché avere sul territorio una gara di livello nazionale, e per questo non posso non ringraziare Salvadori per tutto l'impegno e tutto il tempo che dedica a questa manifestazione, ma anche a altre, veramente una manifestazione che dà un lustro, che dà comunque una visibilità al nostro paese importante. Noi siamo teatro di tante altre manifestazioni, ma questa è una delle manifestazioni a livello veramente provinciale che porta atleti da tutto Italia, per cui non si fa altro che piacere ospitarla qui, e per poco possiamo contribuiamo affinché
avvenga nella maniera più sicura e più tranquilla possibile. Veramente oggi è una bellissima giornata per Movarno. E allora non ci resta che attenderli 1-1 sulla finish line della nona Pompegnino Mountain Running. E arriva la Francia! Il suo team fa aprire il gas e andare a conquistarsi la prima posizione. Ladies and gentlemen, con l'uomo Davide Bastarelli! Ale Davide, go, go, go! Davide Bastarelli è il vincitore della Pompegnino Mountain Running, ma il secondo classificato è subito dietro l'angolo. Ci prepariamo ad accoglierlo con un bel applauso. Gruppo Sportivo Pellegrinelli, Andrea Bottarelli, bravo Andre! Cambio della guardia al timone tra i due fratelli. Bravi ragazzi, vi lascio il tempo di un piccolo recovery e poi facciamo l'intervista ufficiale per il nostro Valsabbia News. Chiudiamo il podio e poi vi aspetto sotto la finish line per la foto di podio e le interviste ufficiali della Pompegnino Mountain Running. 48 minuti, eccolo, l'arrivo a 3, lo sprint finale, nulla è deciso, se la giocano tutta. Michele Mazzetti, Maurizio Mondoni arrivano mano nella mano, niente di più bello su questa finish line. Wow, che bello questo arrivo, che bello questo arrivo. Paolo, lo fa qualche dettaglio di questo bellissimo percorso della Pompegnino Mountain Running? Esatto, un percorso diverso ancora dall'anno scorso, ma ancora una volta sempre più bello e mi sono divertito un sacco. Prato, sentiero, tecnico, c'è un po' di tutto, cemento, e vario come piace a me, quindi complimenti a Paolo e grazie mille a tutti. Ce l'arrivo, grazie. Bottarelli, grande Sara, New Rock. Eccola la nostra Sara Bottarelli, il suo team è il Frison e si aggiudica la vittoria della Pompegnino Mountain Running. Sara Bottarelli, vincitrice della nona edizione Pompegnino Mountain Running, com'è andata? Ma direi benissimo, era l'ultimo test prima di un grande appuntamento che mi aspetta il 10 giugno, farò i campionati mondiali a Innsbruck e nulla, volevo testare un po' la gamba in salita, quella c'era, la discesa l'ho fatta con molta cautela perché non bisognava farsi male per nessun motivo. Le sensazioni sono buone, il percorso mi è piaciuto molto nella parte corribile, fantastico. Grazie a Paolo Salvadori, sempre molto ospitale nei confronti della mia famiglia. E ha vinto anche mio fratello, quindi grande festa in famiglia e seguiteci, seguite la nazionale italiana dal 6 al 10 giugno che ci sarà da divertirsi. Grazie mille. A voi.